Avete mai assaggiato le penne alla mediterranea? La nostra cucina è unica al mondo, genuina, sana, ricca di gusto e passione, come solo una mediterranea sa essere. E ci vogliono penne come queste di Grano Senatore Cappelli, le Stagioni d'Italia, per scrivere una grande ricetta mediterranea. Ciao Maria Grazia, ti piace la mia nuova bici? Jaser, allora dillo che lo fai apposta. Ma sì, dai, sono due ciambelline fritte, giusto per darmi un po' la carica con la bicicletta. Ma te la do io la carica, con delle buonissime penne alla mediterranea. Vabbè, se mi presti una penna, allora già che ci sono prendo qualche appunto. Dai, che ti preparo la ricetta. Cuociamo i ceci in abbondante acqua. Aggiungiamo una foglia di alloro e non c'è bisogno di mettere il sale. Chissà se i legumi possono darmi quella spinta in più. Sicuramente fanno bene all'intestino perché sono ricchi di fibre e proteine e quindi aiutano la digestione. Nel frattempo tagliamo a dadini dei pomodorini, aggiungiamo un filo d'olio e un ciuffetto di timo, un pizzico di sale e amalgamiamo in tutto nel wok. Quando i pomodorini sono appassiti, uniamo i ceci. Il nostro sughetto mediterraneo è quasi pronto. Mamma mia, mi ci tufferei io dentro quel sughetto, ma con tutta quanta la bici. E poi prendiamo le penne. Guarda che colore dorato. Si sente ancora il profumo del grano. Per queste penne, le Stagioni d'Italia usa solo Grano Senatore Cappelli, in purezza. Ecco perché sono così buone. Vabbè, ma allora questo è davvero un grano speciale. Le cuociamo in abbondante acqua salata. Consistenza perfetta. E per finire mescoliamo le penne al nostro sughetto e siamo pronti. È qui la mia mediterranea. Ti stai approfittando della mia ospitalità? Ma scusa, l'ospitalità non è mica uno dei capisaldi della cultura mediterranea. Vai, entra. Sempre all'ora di pranzo arriva. Sempre.